Finalmente a casa. Non avrei mai pensato di dire queste parole, ma non vedevo l'ora di ritornare nel mio ufficio. Roy, vuoi in vista? Hai visite? Non adesso, Adrian. Prendi la cassetta del pronto soccorso, cerotti, bende, acqua ossigenata e anche filo se occorre. Ma mio Dio, Roy, ma cosa ti è successo? Ma dovresti andare in un ospedale! Ma non eri un infermiere, te. Curami! Non posso andare in ospedale. Mi farebbero domande alle quali non potrei rispondere. Ma dovrei farlo alla polizia. Emma! Capitano Po, prego. Non sei né nuda e neanche leggeri sexy. Deduco che non sei qua per assaggiare la parte migliore di Roy. Ti dichiaro in arresto, fratello. E se non erro, è già la seconda volta in meno di 2 mesi. Dobbiamo smetterla di vederci così. E questa volta con quale accusa? La popolazione di Ponte Preti è repentinamente diminuita. Inoltre alcune persone affermano di averti visto gironzolare per il paese con i tuoi amichetti poco prima della strage. E come se non bastasse, il cortile dell'abitazione sembra Baghdad dopo la caduta di Saddam. Tu ne sai qualcosa? Sì, oggi sono stato a Ponte Preti. Ovviamente il motivo è un segreto professionale. Però di stragi, bombe, Baghdad, non ne so nulla, mi spiace. Gli uomini della scientifica sono già sul posto per i rilievi. Se troviamo anche solo un tuo capello, sei nei guai sino al collo. Dai, Roy, togli almeno la camicia. No, lascia stare, Adrian. Ci penserà il medico dell'infermeria della prigione a rimetterlo in sesto. Forza, Roy, alzati, fatti ammalettare. Una frase che di solito li togli alle donne. Adrian, se qualcuno mi cerca per un certo periodo non sono reperibile. Sì, e muoviti. Ma adesso mi porti via con la macchina della polizia a sirene spiegate per tutta la città. Sì, è anche diritto di un avvocato. E se non ce l'hai, te ne verrà offerto uno di ufficio. Uno di quei ragazzini strafatti di anfetamine appena freschi di laurea. Forza, vai. Proprio come nei film. Fico!